L'Osservatorio Minori Stranieri Non Accompagnati del CESPI ha prodotto una ricerca in collaborazione con l'UNHCR sul fenomeno della polidia con riguardo ai minori stranieri non accompagnati. La ricerca è estremamente innovativa in quanto non ci sono ad oggi dati certi sulla presenza di apolidi fra il gruppo minori stranieri non accompagnati e questo è proprio un primo passo per arrivare ad una definizione maggiore del fenomeno. Infatti, l'UNHCR ci dice che i minori migranti sono una delle categorie più vulnerabili per quanto riguarda la polidia, in quanto ci sono alcuni indicatori che connotano i minori stranieri non accompagnati e che possono portare al rischio apolidia, fra cui appunto la condizione di abbandono da parte dei genitori e la condizione di spostamenti plurimi in giovane età e la presenza, o meglio, l'assenza di documenti di identificazione. Il problema della polidia quindi è stato indagato con riguardo a alcuni dei paesi di maggiore provenienza dei minori non accompagnati in Italia, fra cui per esempio il Costa d'Avorio, e sono state raccontate all'interno del rapporto alcune delle storie reali di minori non accompagnati arrivati in Italia e che molto spesso solo alla maggiore età comprendono la loro condizione di apolidia e quanto questa sia o potenzialmente possa divenire invalidante per il loro futuro.